Previously on Born D. Vorrei una colazione che possa coniugare leggerezza e golosità! Ma non esiste una colazione così, cara. Non esiste. Zitta, non è il momento, è bambina sorridente. Qui la situazione è critica. Ma se superano la notte, mamma e postino saranno fuori pericolo. E forse anche papà, eh? Yeah! Ho detto basta? Comunque, come uomo di scienza, io mi domando come sia possibile una simile coincidenza. Cioè due asteroidi, vabbè, due meteoriti e una merendina gigante. Che poi lo so anch'io che è una colazione che coniughi leggerezza e golosità. Insomma, che è una colazione che coniughi leggerezza e golosità. Non esiste. Ed ora diamo l'estremo saluto a questi nostri cinque scarognati fratelli che hanno lasciato le loro spoglie mortali prematuramente. Perché tanto dolore, ci chiediamo? Perché? Perché? E anch'io da uomo di fede non posso che domandarmi come sia potuta accadere una simile sciagura. E poi lo sa tutto il mondo che una colazione che coniughi... Insomma, lo sa tutto il mondo che una colazione che coniughi leggerezza e golosità? No. Non esiste. No. No, vabbè, dai. No, lo fanno a posto. No, 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 no. Ma come fai a dire che non esiste la colazione che coniughi leggerezza e golosità? C'è, l'ho inventata io, c'è, è qua. Lucio! Dai, no, Lucio, la terra. Lucio, mi è finita la terra. Lucio, dove? Mi tocca reinstallare la terra, mi tocca. Universo, stelle, terra. No. Non lo so. Vediamo questa volta quanto tempo ci mettono a distruggersi.